Questa terza edizione della Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro è ricca di giovani e tantissimi studenti. Siamo in compagnia di Michele Strianese, presidente della provincia di Salerno. Presidente, che valore ha questa Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro proprio per i giovani del nostro territorio? Ma sicuramente una grande opportunità, in un momento particolare direi, e mai più, come dire, consono in questo momento, perché come dicevo anche nel mio intervento di saluto, veniamo, diciamo, da un periodo difficile che è quello della pandemia, che ha messo in difficoltà in particolar modo il mondo del lavoro, della produttività, della produzione sul territorio, e anche, siamo anche in un momento di rilancio con il PNRR, ma non solo con il PNRR, ci sono tantissime opportunità di investimenti sul territorio, procedimenti che hanno bisogno di soggetti attuatori, quindi di personalità, di personale, di professionisti che siano, come dire, capaci di guidare una sfida verso il futuro e quindi debbono essere formati. Io credo che proprio in questo momento la sfida della qualità, ma dico anche della qualificazione più in generale, sia fondamentale per i tanti giovani, e vedere qui tantissimi studenti, universitari, giovani che si apprestano, come dire, ad affacciarsi per la prima volta verso il mondo del lavoro e delle opportunità di lavoro, sia davvero fondamentale. Ecco perché faccio i complimenti davvero a chi ha messo in campo questa iniziativa, che riguarda un bacino di utenza non solo, diciamo, della città di Salerno, della provincia, ma dell'intero sud Italia. Grazie ancora a Michele Strianese, presidente della provincia di Salerno.